Hanno preso il via inizio novembre le lezioni del primo corso ITS per l'automazione e i sistemi meccatronici industriali. L'apertura ufficiale si è tenuta al Cerebotani di Lonato, alla presenza di docenti, rappresentanti delle istituzioni e delle imprese partner di questo progetto, tutti riuniti per dare il benvenuto ai primi studenti che hanno superato le selezioni per accedere al biennio formativo. IB è tra i soci fondatori del percorso di studio. Queste sono figure professionali molto richieste dalle nostre imprese. Questo percorso non c'era nella nostra provincia, che lo ricordiamo è una delle province più industrializzate d'Europa, la terza più industrializzata d'Europa. Gli investimenti che le aziende stanno portando avanti ormai da anni, ma negli ultimi mesi si sono ancora intensificate in ottica Industria 4.0, ha reso necessario anche un completamento delle competenze dei giovani che escono dagli istituti tecnici, dei diplomati, che appunto rifiniscono le loro competenze specifiche, specialistiche, con questo percorso che vede le aziende e le istituzioni, l'Istituto Tecnico Cerebottani di Lonato come protagonisti. L'Associazione Industriale ha lavorato molto per arrivare a questo risultato, coordinando le istituzioni, facendo anche favorendo l'ingresso dell'Università di Brescia e delle realtà più importanti a livello della provincia. Ci sono stati una serie di ostacoli e uno dei quali è stata la mancanza di un finanziamento regionale, nonostante noi crediamo sia stato fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda appunto l'organizzazione del percorso, mentre le risorse messe in campo dalla regione non sono state sufficienti per coprire tutte le domande e quindi abbiamo dovuto sopperire a questa necessità finanziaria attraverso altri canali che però hanno reso complicato l'avvio del percorso. Le nostre aziende e la Fondazione IB e le associazioni industriali, pur di portare avanti a termine questa missione, hanno lavorato perché tutto questo non venisse vanificato da questa problematica e quindi hanno reso possibile il reperimento delle risorse necessarie per assicurare che in questi 2 anni i ragazzi, questi 20 ragazzi, possano portare a termine il loro percorso formativo. Dopo l'apertura dei corsi, gli studenti dell'ITS Meccatronica hanno potuto toccare con mano una delle eccellenze produttive del territorio bresciano, grazie ad una visita in Feralpi Siderurgica. Dopo una breve sessione di introduzione nell'auditorium di Feralpi Siderurgica, i giovani studenti hanno potuto visitare i reparti produttivi per vedere la meccatronica e Industria 4.0 applicate direttamente sul campo. Buono studio a tutti!